Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti sul mio canale Mizio Channel, dove oggi voglio parlarvi di una cosa che può essere utile un po' a tutti, come ho sempre detto, la Thailandia vista a modo mio. E chi non capita di avere problematiche relative all'aria condizionata? Quando noi viaggiamo dobbiamo sempre star bene, però poi a volte non succede, a volte siamo sbadeno e a volte troviamo temperature talmente diverse quando entriamo nei locali che il nostro corpo non è abituato, andiamo in magliettine corte, entriamo dentro supermercati con temperature glaciali e quindi alla lunga, entrando nelle discoteche, nei locali o qualsiasi altro posto, usano l'aria condizionata veramente in maniera decisamente bassa, troppo bassa. Io, tant'è vero che quando vado nei vari centri massaggio, nei locali, preferisco sempre avere il ventilatore e non avere l'utilizzo dell'aria condizionata, perché è deleterio. Quindi può capitare che in viaggio la vostra salute purtroppo ne risenta. E che succede? Che succede? Che a volte vi può prendere la febbre o qualche malumore in generale, stomaco per la differenza di cibo, ma soprattutto il problema principale che accade un po' a tutti che vengono qui è il mal di gola. La tosse. Quindi, per evitare quello, che cosa si fa? Prima di tutto cerchiamo di avere magliettine a manica lunga la sera, soprattutto sempre, dovunque andiamo, oppure utilizzare l'escamotage di un foulard. Io utilizzo un foulard intorno alla gola, sistemato il problema e stai a posto. Vacanza gagliarda, non rovinata e non c'è problemi. Comunque, eventualmente, come è accaduto a me e come a tanti altri, inizi ad avere queste problematiche, c'è una soluzione banale, banalissima. Si chiama sciroppo per la tosse. Lo puoi trovare in qualsiasi 7-Eleven che sono in giro per tutta la città ad un costo decisamente accessibile a tutti. Parliamo di uno sciroppino, io ne ho presi due, sono tutti quanti chiaramente in lingua thailandese, ma la composizione di questi sciroppi è intuitiva, è a base di erbe. Questo in particolare, che si chiama Makam Pom, è un estratto di un frutto, sempre a base di erbe. Il consiglio è di utilizzarli 2-3 volte al giorno. Io li metto in frigorifero, quello lì, lo utilizzo fresco perché ha un sapore decisamente migliore e poi al palato non è male assolutamente. Il costo di questi sciroppini varia dai 15 baht ai 40 baht, che al momento, al cambio di oggi, in data gennaio del 2020, sono un euro per quanto riguarda questo modello qua, e questo sono 15 baht, sono 20 centesimi di euro. Ma quello che vi danno questi qui è una cosa inimmaginabile. Io ho avuto problematiche anche qualche giorno fa, dentro lo zainetto, sempre con me, uno in frigo, uno con me, quando prendo, bevo, via la tosse, perché ripeto, è una cosa di un fastidio incredibile, quindi meglio evitarle queste cose. Questo è il consiglio che vi posso dare sempre a modo mio. Che facciamo? Lo assaggiamo? Quale assaggiamo? Perché io qualche colpettino di tosse l'ho dato ieri. Questo, il Makam Pom, che non l'ho mai assaggiato. Lo prendiamo, scatolina. Voilà. Oh, welcome. Benvenuto. Eccolo qui. Come ripeto, è a base di frutto. La scadenza di questo prodotto qui è normalmente di un paio d'anni. Tanto le scadenze le leggete sulle confezioni, quindi sono leggibili a tutte. Anche se non è lingua inglese, trovate comunque l'anno. A volte lo trovate come l'anno thailandese, a volte invece lo trovate semplicemente come anno europeo. Assaggiamo live proprio. Loro consigliano di berlo per 3 volte al giorno, io ne bevo magari un po' di più. Ha dell'eucalipto dentro sicuramente, un odore molto piacevole e un gusto piacevole. Devo dire che questo Makam Pom non è male assolutamente. Ok, io ho assaggiato questo, adesso lo metto in frigo così si mantiene. Spero di esservi stato utile, io vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto fate come volete. Dal vostro Mizio, per Mizio Channel, da Pakot Patong, ciao a tutti!